già ieri sera e ha poi continuato durante tutta la notte e l'intera giornata odierna. Verso mezzogiorno in pianura il manto nevoso raggiungeva i 50 cm di spessore, particolarmente colpito il sottocenere, ma si registrano disagi un po' in tutto il cantone. La circolazione del traffico risulta difficile, se non addirittura impossibile, su tutte le strade. Alcune sono state addirittura chiuse al traffico, come la cantonale del Monte Ceneri. L'equipaggiamento invernale è obbligatorio ovunque. Per circolare nei centri cittadini di Bellinzona, Locarno e Lugano è invece necessario l'uso delle catene. A Lugano, per permettere lo sgombro della neve dalle strade, la polizia invita gli automobilisti a posteggiare i propri veicoli negli autosili che per i prossimi giorni saranno gratuiti, così come lo saranno anche in altri diversi centri urbani. Sull'autostrada in Rolo Chiasso, salvo alcuni incidenti di poco conto, la situazione sembra tuttavia sotto controllo e ciò sicuramente anche grazie al divieto di transito per i veicoli pesanti che la polizia ha messo in atto già da ieri sera. Per i rifornimenti locali i mezzi pesanti possono invece circolare, ma solo se muniti di catene. Fase rossa per i camion anche sulla A13 del San Bernardino. Le abbondanti nevicate stanno causando disagi anche ai mezzi pubblici, sospesi tutti i voli da e per l'aeroporto di Lugano Agno, lezioni sospese anche nella maggior parte delle scuole del cantone. Da stamane alle 9 circa la polizia ha allestito due cellule di crisi, a Noranco per il Sottoceneri, a Camorino per il Zocco. Sull'autostrada in Ticino è in atto, in vigore il blocco del traffico pesante. Esatto, già da ieri è una misura che è stata presa a scopo preventivo, il traffico pesante è bloccato a nord e a sud e il traffico pesante locale ha l'obbligo delle catene. Quando è stato l'ultimo evento simile a quello di oggi? Così facendo mente locale potrei dire con dei riferimenti un po' fissi attorno all'85. Nel pomeriggio dunque la neve ha continuato a cadere e se la situazione dovesse peggiorare è previsto l'allestimento di una sola cellula per tutto il cantone. Sono in piazza Governo a Bellinzona, sono da poco passate le 12 e anche qui continua a nevicare, ma stando agli esperti le nevicate dovrebbero diminuire nel corso del pomeriggio. Stando agli esperti dunque, il culmine della perturbazione è stato raggiunto sul mezzogiorno di oggi. La situazione sul fronte meteorologico dovrebbe quindi migliorare. È previsto che smetta di nevicare domani nel corso della giornata, quando in pianura la coltre nevosa dovrebbe superare gli 80 centimetri. Sempre a causa della neve le partite di hockey su ghiaccio previste stasera alla Valascia di Ambrì e alla Ressega di Lugano sono state rinviate. La quantità di neve caduta in tutto il cantone lungo le strade ticinesi, non ci sono stati incidenti gravi, anche se grande è stato lo spavento per il protagonista dell'incidente registrato questo pomeriggio a Lugano lungo via Basilea. Erano circa le 14 quando un'automobile è rimasta bloccata, pensate, tra le barriere del passaggio a livello. Nulla ha potuto il macchinista del treno merci che ha investito l'auto. Grande dunque lo spavento per il conducente, un 36enne domiciliato nel Mendrisiotto, il quale non ha riportato alcuna ferita. In via Basilea è subito giunta la polizia cantonale insieme ai colleghi della polizia di città, della città di Lugano. Un'inchiesta è stata naturalmente aperta per capire le cause dell'incidente. Danni materiali anche per l'incidente accaduto stamane lungo l'autostrada in direzione nord alle 8 a Rivera. 300 metri prima della galleria un'auto si è infilato sotto un camion. Causa dell'incidente è probabilmente la velocità, ma non si tratta, penso, dell'unico incidente con danni materiali. Paolo Laureano.